Grazie Presidente. Allora, conosciamo bene la situazione di questa scuola che appunto si trova nell'ottavo municipio e la problematica è conosciuta a tutti. Bisogna fare degli interventi importanti per quanto riguarda appunto l'impianto di riscaldamento. Il presidente, tra l'altro, del municipio sa benissimo perché da sua richiesta gli sono stati forniti le tempistiche e non solo lui, ma insomma le persone dell'ottavo municipio e i genitori sanno che questi lavori si potranno fare solamente in estate proprio perché sono importanti. I piccoli alunni hanno trovato posto in parte in altre aule di un complesso scolastico lì vicino e quindi si è scelto di andare direttamente a fare questo intervento e si sta lavorando proprio per questo. Io ho sentito l'assessora Meleo che chiaramente è sull'argomento e fornisce a me, ma anche al presidente del municipio Ottavo, tutte le informative che riguardano questo intervento. Devo dire che anche la commissione scuola poco fa, infatti parlavo con la presidente Zotta, è sempre stata presente su questo, ha interloquito anche lei con l'assessore Meleo. Insomma, tutti sappiamo che l'impegno su questa scuola è importante e che si sta intervenendo nelle forme opportune proprio per riportare il comfort ai piccoli alunni. Però mi preme anche sottolineare che non è solo questo istituto dove appunto noi stiamo facendo degli interventi, ce ne sono anche altri. Io lo voglio ricordare visto che questa mozione riguarda in particolare questa scuola e che stiamo lavorando proprio per far riprendere le normali attività scolastiche agli alunni, ma anche per riportare il comfort. Ci sono tante problematiche, perché sappiamo che gli impianti purtroppo nel tempo, negli anni, non hanno avuto la dovuta manutenzione e che chiaramente ci sono queste problematiche importanti su alcuni istituti, ma noi stiamo appunto lavorando per tutti gli istituti di Roma Capitale, per tutte le scuole di Roma Capitale che hanno questi problemi. L'indirizzo di voto è contrario. Grazie.